l'ultima gara del massimo campionato tricolore che assegnerà il titolo italiano 2022 tra Crugnola e De Tommaso, valida anche come penultimo round del CIRA, il CIRA Asfalto, che terminerà a Como tra 2 settimane, Motus Group sarà presente con Manuele Stella su una 208 Rally 4 di Baldon Rally, perché gareggiare di fronte al pubblico amico è un'occasione alla quale è difficile rinunciare. Ma per il pilota di Brentino Belluno, essere al via del Rally Due Valli a calendario dal 6 all'8 ottobre racchiude significati che vanno ben oltre quello emozionale. Stella predilige gareggiare sugli sterrati ed il programma Motus 2022 prevede la partecipazione al campionato italiano Rally Terra. L'esperienza vissuta però a Roma ha lasciato un segno positivo e per il pilota veneto la volontà di migliorarsi anche sui percorsi asfaltati, grazie ai preziosi consigli di Andrea Nocita, amico e tutor, ora è una priorità per rendere la sua guida più fluida, sicura e meno improvvisata. Verona e le strade della sua provincia sono uno scenario importante e la possibilità di fare un immediato e diretto confronto con molti altri piloti diventa una gara nella gara, perché permette di mettere in pratica e reagire subito ad eventuali errori a livello di traiettorie, scelte di pneumatici, impostazione e cura dell'assetto. Il driver di Motus Group ha volontà di progredire nella sua fase di pilota, anche se è e resterà un grande appassionato. Ma la volontà di migliorare è una dote importante sia per il carattere sia come positiva visione della vita. Ma sentiamo dal pilota di Brentino Belluno cosa si aspetta dalla gara veronese, oltre ad essere un giusto allenamento per quelle future di questo 2022. Dopo 2 mesi di sosta è giunto il momento di risalire in macchina e non ne vedo l'ora per partecipare a questo Rally Due Valli, finale del campionato italiano assoluto. Gara di casa, ma non per questo semplice. Il nostro obiettivo principale è quello di continuare il percorso intrapreso con Roma Capitale per lavorare sulla stesura delle note e migliorare lo stile di guida. È vero, il mio principale campionato è sulla terra, ma non per questo disdegno l'asfalto, perché un pilota deve essere completo in tutto. Vi aspetto sulle prove per fare tanto tifo e, importante, pieno divertimento. Tutto è pronto per il 40esimo Due Valli che festeggia un traguardo prestigioso. Il via venerdì pomeriggio con la super speciale Mezzane di Sotto di 2,14 km e da seguire la doppia tornata di cui una è notturna sulla San Francesco di quasi 13, prima del riordino al Palasport fino al mattino seguente. Nella lunga giornata di sabato, 8 le speciali previste, col doppio passaggio di Moruri, 14,15 km, Marcemigo, 11,19 km, Vestena Vecchia, di 14,5 km circa, e Cade il Diavolo, di poco meno di 7. Con a metà giornata riordino il parco assistenza a Verona al parcheggio dello stadio Bentegodi. L'arrivo finale, dopo oltre 120 km in speciale, è previsto in Piazza Bra, sempre a Verona, dalle 20:30.